No, mi trasferisco in Brasile, così almeno ho anche una squadra da tifare, sì, ai questo, mondiali. Questo è vero. Ecco, è vero. Tra l'altro Filippo, adesso se cortesemente puoi venire al posto suo. Perché? Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Hanno vinto gli svedesi, lei sale di livello e tu ti abbassi e vai là. Ma, vai là! Ma come vado là? Vai al posto di Filippa, parla quando le galline fanno pipì e almeno impari che cosa vuol dire essere Filippa. Ma vai, ti voglio bene! Attenzione nell'ammazzarti! Ecco. Ecco Fabio, ti do una matitina dell'IKEA, se dal nervoso vuoi romperla, non ti preoccupare. Come sto? Come sto? Bene. Quasi darei la parola a Fabio, ma quasi quasi anche no. No, allora tu Filippa, adesso devi parlare, qualsiasi cosa che tu dica è più intelligente di quello che dice Fabio, di sicuro. Fai un discorso alla nazione come, insomma, svedese. Allora, faccio in svedese. E fallo in svedese, vabbè. Io, mina damer och herrar, det tog sin lilla tid, men nu är jag här. Jag är ledsen att Italien behövde förlora för att jag skulle komma och sätta mig på den här stolen, men nu tänker jag ju absolut inte gå härifrån. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Hai fatto l'elenco delle scarpiere dell'IKEA? No, ho detto che mi dispiace che l'Italia non è passata, però ormai questo è il mio posto e non penso assolutamente di spostarmi. Ma sì, ma io guarda, non ho capito. Fino alla fine dei mondiali. Ma certo, ma stai qui, ma ci mancherebbe. Certo, noi ci siamo fatti abbastanza una figura di merda, perché perdere con la Svezia è cioè come Nibali che si fa battere da un lottatore di sumo, cioè. No, adesso vabbè, cioè. Sì, però anche voi, con tutti i soldi che abbiamo speso all'IKEA, abbi pazienza, con tutte le sedie snuffa e i tavolini falappa che ci siamo sucati, potevate far tanto, tutte le polpettine che ci siamo mangiate, tutte le candele di minchia che ci siamo comprate al tanfo di nafta. È vero, è vero. Torno al mio posto. No, stai lì. Sto qua. No, perché loro, gli svedesi, hanno anche fatto i furbi. Avete fatto anche la battuta con la panchina. Ah, sì. Hanno fatto una pubblicità in cui, guarda, per farci perdonare la panchina a Giampiero la diamo noi. Ma hai capito? L'ironia, cioè classica ironia degli svedesi dei film di Bergman. Io sono più gentile, le ho dato una poltrona. Ecco, appunto, brava. Ma brava, eh? Un nervoso, guarda, mi viene voglia di rigarvi tutti i dischi degli ABBA, guarda. Adesso faccio una proposta, io per vendicarci, propongo un incontro di calcio, IKEA contro poltrone sofà, scavolini e Shatadax. La facciamo all'Olimpico, io faccio la madrina, i soldi ricavati vanno in beneficenza, ho già l'hashtag, te la do io la brugola. Sai che mi fai paura, comunque sei altissima, quindi come si... Lo so, ma lui è abituato. E poi in panchina mettiamo Cracco, che non sa cosa ci fa in bagno, e all'attacco Foppa e Pedretti. Che ne dici? Va bene, sono d'accordo. Va bene, allora, brava Filippa, un torno. Applauso alla Svezia, torno. Puoi tornare. No, mi stavo abituando. Vabbè, Filippa, però. Grazie. Vado prima che mi sbrani. No. Come si stava? Molto bella. Beh, devo dire, starti distante non mi sei mancata, ecco, questo voglio dire, sì, sì. E poi comunque volevo dire a questi qua dell'IKEA che fanno tanto i furbi, sì, di mettere dei foglietti e delle istruzioni dentro per montare i mobili che si capiscano, che bisogna essere degli ingegneri nucleari. Per... Basta leggere. No, no, non sei, perché poi ti dicono che... Devi leggere nella tua lingua. Ho capito. Perché tu magari leggi l'altra. Che faccia, fate crescere anche te i basettoni come Vincent Cassel. Due cuscinoni. Sì. No, perché poi lì nelle che ti dicono che dentro il sacchetto, dentro la busta, c'è sono 16 bulloni e due farfalle, poi tu apri e invece c'è un beccuccio di legno, una molla e un turrupupu. Non so, sai quelle cose strane che ci sono dentro i mobili dell'IKEA.